Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Abbiamo sentito nella lettura di quel brano del Libro dei Salmi che dice: il Signore mi consiglia, il Signore mi parla internamente. E questo è un altro dono dello Spirito Santo, il dono del consiglio. Sappiamo quanto è importante nei momenti più delicati poter contare sui suggerimenti di persone sagge e che ci vogliono bene. Ora, attraverso il dono del consiglio, è Dio stesso con il suo Spirito a illuminare il nostro cuore, così da farci comprendere il modo giusto di parlare e di comportarsi e la via da seguire. Ma come agisce questo dono in noi? Nel momento in cui lo accogliamo e lo ospitiamo nel nostro cuore, lo Spirito Santo comincia subito a rendersi sensibile alla sua voce e a orientare i nostri pensieri, i nostri sentimenti e le nostre intenzioni secondo il cuore di Dio. Nello stesso tempo ci porta sempre più a rivolgere lo sguardo interiore su Gesù come modello del nostro modo di agire e di relazionarsi con Dio Padre e con i fratelli. Il consiglio, allora, è il dono con cui lo Spirito Santo rende capace la nostra coscienza di fare una scelta concreta in comunione con Dio, secondo la logica di Gesù e del suo Vangelo. E di questo modo lo Spirito si fa crescere interiormente, si fa crescere positivamente, si fa crescere nella comunità e ci aiuta a non cadere in balia dell'egoismo e del proprio modo di vedere le cose. Così lo Spirito ci aiuta a crescere e anche a vivere in comunità. La condizione essenziale per conservare questo dono è la preghiera, ma sempre torniamo sullo stesso, no? La preghiera. Ma è tanto importante la preghiera. Pregare, pregare le preghiere che tutti noi sappiamo da bambini, ma anche pregare con le nostre parole. Pregare il Signore: Signore, aiutami, consigliami, cosa devo fare adesso? E con la preghiera facciamo spazio perché lo Spirito venga e ci aiuti in quel momento, ci consigli su quello che tutti noi dobbiamo fare. La preghiera. Mai dimenticare la preghiera. Mai. Nessuno se ne accorge quando noi preghiamo nel bus, sulla strada, preghiamo in silenzio col cuore. Approfittiamo questi momenti per pregare. Pregare perché lo Spirito ci dia questo dono del consiglio. Nell'intimità con Dio e nell'ascolto della Sua parola, pian piano mettiamo da parte la nostra logica personale, dettata il più delle volte dalle nostre chiusure, dai nostri pregiudizi e dalle nostre ambizioni, e impariamo invece a chiedere al Signore: qual è il tuo desiderio? Chiedere consiglio al Signore. E questo lo facciamo con la preghiera. In questo modo matura in noi una sintonia profonda, quasi connaturale nello Spirito, e si sperimenta quanto siano vere le parole di Gesù riportate nel Vangelo di Matteo:
Non preoccupatevi di come o di che cosa direte, perché vi sarà dato in quell'ora ciò che dovrete dire. Infatti non siete voi a parlare, ma è lo Spirito del Padre vostro che parla in voi. È lo Spirito che ci consiglia, ma noi dobbiamo dare spazio allo Spirito perché ci consiglia, e dare spazio è pregare. Pregare perché Lui venga e ci aiuti sempre. E come tutti gli altri doni dello Spirito, poi anche il consiglio costituisce un tesoro per tutta la comunità cristiana. Il Signore non ci parla soltanto nell'intimità del cuore, ci parla sì, ma non soltanto lì, ma anche ci parla attraverso la voce e la testimonianza dei fratelli. È davvero un dono grande poter incontrare degli uomini e delle donne di fede che soprattutto nei passaggi più complicati e importanti della nostra vita ci aiutano a fare luce nel nostro cuore, a riconoscere la volontà del Signore. Io ricordo una volta, ero nel confessionale, una coda lunga davanti, nel santuario di Luján, la diocesi di quel vescovo che è lì. E c'era nella coda un ragazzotto, tutto moderno, no? Con le aretti, i tatuaggi, tutte le cose. E è venuto per dirmi cosa succedeva a lui. Era un problema grosso, difficile. E tu che farei? E mi ha detto questo. Io ho raccontato tutto questo alla mia mamma. E mia mamma mi ha detto, vai dalla Madonna e lei ti dirà cosa devi fare. Ecco, una donna che aveva il dono del consiglio. Non sapeva come uscire del problema del figlio, ma ha indicato la strada giusta. Vai dalla Madonna e lei ti dirà. Questo è il dono del consiglio. Non dire ma questo, no. Lasciare che lo Spirito parli. E quella donna umile, semplice, ha dato al figlio il più vero consiglio, perché questo ragazzo mi ha detto, io ho guardato la Madonna e ho sentito che devo fare questo, questo, questo. Io non ho dovuto parlare. Tutto la mamma, la Madonna e il ragazzo. Questo è il dono del consiglio. Voi mamme che avete questo dono, chiedete questo dono per i vostri figli. Il dono di consigliare i figli. È un dono di Dio. Cari amici, il Salmo che abbiamo sentito ci invita a pregare con queste parole. Benedico il Signore che mi ha dato consiglio. Anche di notte il mio animo mi istruisce. Io pongo sempre davanti a me il Signore, sta alla mia destra, non potrò vacillare. Che lo Spirito possa sempre infondere nel nostro cuore questa certezza è ricolmarci così della sua consolazione e della sua pace. Chiedete sempre il dono del consiglio. Grazie.